Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Ieri abbiamo ascoltato il nostro Maestro Gesù che proponeva a un giovane ricco di lasciare tutto per seguirlo e quello che se ne andò triste. Ma la tristezza di quel giovane inquieta Gesù. E il commento che fa oggi, che è la continuazione del Vangelo di ieri, può esserci utile per capire quali sono le emozioni, i pensieri del Signore Gesù. Proviamo ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel Regno dei Cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel Regno di Dio». A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora chi può essere salvato?» Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile». Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà venuto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o campi, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi, e molti degli ultimi saranno primi». Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Vedete, carissimi, dietro l'invito di Gesù a lasciare quello che possediamo, a non essere attaccati alla ricchezza, vi è la promessa di un arricchimento di tipo diverso. Il centuplo quaggiù, una vita eterna, una vita migliore, una vita più grande. Forse abbiamo provato qualche volta la soddisfazione a donare qualcosa di nostro e a vedere il sorriso e la gioia che questo ha procurato, ma non sempre ne abbiamo avuto un riscontro positivo quando abbiamo donato qualcosa, quando siamo riusciti a liberarci di un poco della nostra ricchezza. Anzi, a volte sembra quasi che le persone a cui doni si approfittino di te. Però non dobbiamo temere, la promessa a noi fatta sta oltre quello che stiamo vivendo, e il compimento di noi stessi non è legato a ciò che si possiede, neanche alla gratitudine di coloro a cui abbiamo donato qualcosa. È ben altro ciò che a noi è promesso, sta molto più in là. Che il Signore ci aiuti ad essere gente capace di donare, gente capace, in nome di quell'amore che è l'altro nome di Dio, di lasciare questo o quell'altra nostra sicurezza, questa o quell'altro nostro bene. Buona giornata a tutti voi, carissimi.